pomeriggio speciale con uno sfondo particolare e affascinante come quello delle Tre Levanne e del Lago di Ceresole. È quello che domenica 17 luglio ho visto in primo piano la Filarmonica Fornese, realtà musicale e culturale canavesana attiva ormai da più di 250 anni. Il concerto bandistico d'estate 2022 ha visto i musicisti diretti dal maestro Andrea Ferro esibirsi in una solata giornata davanti ad un folto pubblico di appassionati e curiosi, proponendo una serie di brani accattivanti ed eseguiti in maniera eccellente, che hanno offerto un motivo in più alle tante persone in gita nella Valle d'Orco per fermarsi in qualche istante nel piazzale antistante il Charpron. Ad allestire l'evento è stata l'associazione REST di Biru 2000 e l'amministrazione comunale ceresolina, in piena collaborazione con la Filarmonica Fornese presieduta da Giovanni Val. Presente all'esibizione il primo cittadino di Ceresole, Alex Giovannini, il sindaco e il vice sindaco di Forno, Alessandro Gaudio e Vincenzo Armenio, nonché l'ex borgomastro Renzo Bruno Mattiette. In un anno particolare che sta vedendo tanti eventi live in canavese, quello di domenica 17 a Ceresole ha così permesso di regalare un po' di normalità, allegria e voglia di socializzare dopo un periodo difficile, nella speranza che altri momenti come questo si possano ripetere a breve.